Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Scuola di Redstone. Allora, in pratica in questo video scopriremo come aggiungere una feature, una chicca interessantissima per il passaggio segreto con password, come ci ha consigliato il nostro caro Gianji, che dice, si potrebbe fare che se sbagli password cadi nella lava. Idea molto interessante. E allora facciamolo. Certo, me l'ha chiesta 4 anni fa, ci è voluto del tempo. Ma eccoci qua a rispondere a questa domanda. Vediamo subito come funziona l'atto pratico. Vedete, io ho già messo questa leva qua che dice apri passaggio segreto. Sì, metti la leva, che passaggio segreto è? Insomma, inventatevi magari qualche scusa un po' più decente della mia. Però vabbè, quella è la nostra leva. Questi sono i nostri leggi, quindi la nostra password. E andiamo subito a provarla. Password corretta, avevo già impostato la password corretta, che era 15 15 15. Vedetevi l'altro video se non sapete di cosa sto parlando. Ed è, si è aperto tutto tranquillamente. Adesso richiudiamo. Andiamo a mettere apposta una password sbagliata. Quindi metto qua, cambio il valore a 14. Questa password è sbagliata. Io premo la leva e non vado ad aprire la porta, bensì cado nella lava. Semplice e preciso. Va bene, richiudiamo pure. Eventualmente si richiude anche mettendo la password corretta. Ma ecco il circuito che ci sta dietro. Allora, questa parte è quella del precedente video che vedete nella scheda, se volete. Invece questa qui è la parte nuova che andremo a costruire oggi. Per chi fosse interessato, però andiamo prima ad analizzare l'aspetto teorico del circuito. Per prima cosa, analizziamo la tabella della verità che vi mostro in questa slide. Praticamente abbiamo due input, un input A e un input B, che sono la password e la leva. Allora, praticamente iniziamo col dire che la password ovviamente può essere o giusta, corretta, oppure sbagliata. E quindi andiamo ad analizzare tutte le casistiche, combinate con anche l'input della leva. Quindi a sua volta la leva può essere o accesa o spenta. Quindi andiamo anche in questo caso a impostare nella tabella tutte le possibilità di password e leva, tutte le combinazioni, quindi password sbagliata, leva spenta, password sbagliata, leva accesa e così via. Allo stesso modo dobbiamo anche poi capire quello che noi vogliamo che succeda alla nostra porta pistoni, quella del passaggio segreto, e i nostri pistoni della lava. Prima però andiamo un attimo a capire come convertire queste diciture acceso, spento, giusto o sbagliato in di fatto 0 o 1. E come prima cosa, come vedete, segniamo i pistoni. Nel gioco la redstone quando è attiva diciamo che ha un segnale 1, quando è spenta è 0, in realtà a diversi livelli, però a livello logico poi dei componenti è così. Quindi cosa succede? Che quando il pistone è acceso lo consideriamo come 1, quando invece il pistone è spento lo consideriamo come 0. Quindi se abbiamo della redstone accesa che va dentro un pistone, accenderà il pistone e lo porterà ad uno stato che noi indichiamo con 1. Ok, a questo punto finiamo di compilare la tabella con 0 e 1 e poi facciamo varie considerazioni sugli stati. Diciamo ora che la password sbagliata assumerà un valore 0, mentre la password corretta avrà un valore 1. Quindi semplicemente, banalmente, sostituiamo le diciture corretta e sbagliata con 0 e 1. Allo stesso modo la leva, che può essere accesa o spenta, daremo il valore 0 alla leva spenta e 1 alla leva accesa. Bene, siamo arrivati alla tabella della verità composta solo da 0 e 1, che è la seguente. A questo punto andiamo un attimo a capire ogni stato a cosa corrisponde realmente. Quindi abbiamo la situazione in cui la password è sbagliata, quindi abbiamo password 0. La leva è spenta, quindi nessuno ha toccato niente. Bene, in questo caso io direi che la porta pistoni è giusto che sia chiusa e anche i pistoni della lava devono essere chiusi. Infatti, se nessuno ancora ha toccato la leva, non devo né aprire la mia porta segreta del passaggio e ma nemmeno buttarlo giù nella lava perché nessuno ha toccato niente. Quindi mettiamo pistone porta 1, pistone lava 1, ovvero tutti i pistoni devono essere estesi e quindi di fatto la porta è chiusa. Ma passiamo ora al secondo stato, lo stato in cui viene inserita una password sbagliata nei leggi. Nota comunque che potresti utilizzare qualsiasi meccanismo di password. E viene attivata la leva, come vedete leva 1. Questa che situazione è, ragazzi? È la situazione in cui uno ha
non conosce la password, quindi le G sono con password sbagliata. Hanno provato ad accendere la nostra leva, e beh, allora noi li facciamo cadere nella lava. Quindi impostiamo che il pistone della lava va a zero, quindi si ritrae, fa cadere giù il giocatore, e invece la nostra porta non la apriamo e lasciamo quindi uno sul pistone della porta. Ora, quest'altro caso è analogo al primo, perché alla fine, se la leva non viene attivata, a noi non ci interessa granché del resto, e semplicemente lasciamo chiuso tutto. Quindi quando la leva è a zero, noi avremo che sia la porta dei pistoni e sia la porta della lava sono entrambe chiuse, quindi messe sull'uno. Arriviamo quindi al caso in cui la password inserita è corretta, quindi il caso diciamo che ci tocca a noi quando siamo noi a voler aprire il passaggio. Inseriamo ovviamente la password corretta, quindi mettiamo 1, clicchiamo sulla leva, quindi la attiviamo, e 1 anche per la leva. E cosa vogliamo che accada? Beh, ovviamente vogliamo che il nostro passaggio segreto si apra, quindi che la porta a pistoni diventi 0, pistoni ritratti, e che ovviamente invece i pistoni della lava rimangano chiusi, non vogliamo finire giù nella lava noi, e quindi mettiamo 1. Pistoni estesi. Ora capite che da questa tabella però dobbiamo tirare fuori un circuito, non è che possiamo scrivere questa tabella su Minecraft e farla lavorare così com'è. Quindi dobbiamo capire a che circuiti corrispondono a questa tabella della verità. Allora, non entrerò troppo nel dettaglio, se volete cercarvi informazioni aggiuntive sappiate che dovete cercare qualcosa come ricavare la forma canonica di una funzione booleana. Questo normalmente si fa utilizzando somme di prodotti o prodotti di somme. Però questa cosa non l'affrontiamo. Ora invece vediamo subito che a colpo d'occhio, almeno per quanto riguarda l'uscita della porta pistoni del nostro passaggio segreto, analizzando gli input e gli output, si può intuire che è una porta NAND, ovvero l'esatto opposto della porta AND, perché se notate, nel caso in cui entrambi gli input siano 0, quindi 0 e 0, AND lo possiamo sostituire con un PER, 0 per 0 fa 0. Questa porta logica però dà esattamente l'opposto, ovvero 1, e se fate il conto per tutto il resto vedrete che in tutti i casi è l'opposto di una porta AND. Ora voi starete pensando, sì, non potevamo mettere la tabella dentro Minecraft, ma neanche sta roba qui la possiamo buttare dentro Minecraft. Cioè, ci fai vedere il circuito oppure no? Ecco, allora a questo punto arriviamo al passaggio finale, che è questo qua. Iniziamo a farci lo schemino, ancora un attimo astratto con queste porte, e poi vi dico esattamente cos'è la porta NAND su Minecraft. Esiste e si può fare, e infatti poi vedremo esattamente come riprodurla su Minecraft. Avrete però notato che ora, in questo schemino, ho già inserito anche, diciamo, il circuito per l'altra porta pistoni, quella che apre la lava. Ecco, in questo caso è un po' più complicata la cosa, nel senso che l'ho fatto un po' a mente, o un po', diciamo, potete ragionare su mettendo, simulando gli 1, gli 0 dentro la porta logica, a vedere cosa esce. E mi è uscito questo circuito qua. Potete eventualmente utilizzare anche i metodi detti prima, quindi somma di prodotti, prodotti di somme, e da lì con qualche giro comunque vi esce questo circuito qua. Attenzione, perché questo non è l'unico circuito che può fare questa cosa qui, ma ce ne sono anche altri. Se seguite le regole della logica, state tranquilli che comunque il risultato sarà corretto. Ora iniziamo subito a vedere la prima porta, che è una porta AND. È vero, non ci servirà per il nostro circuito, ma ve la voglio fare vedere comunque. Vedete, è molto semplice, mettiamo questi blocchetti qui, due torce, un pezzettino di redstone in mezzo, la torcia anche da questa parte che deve spegnersi, mettiamo una glowstone per vedere il risultato, giusto per capire l'output in relazione agli input. Quindi mettiamo qui davanti i due input che vanno a inserirsi proprio dove abbiamo le due torce redstone, e in qualità di AND questa lampada si accenderà solo quando accendiamo tutte e due le leve, tutti e due gli input. Andiamo subito a provarla, accendiamo l'input di sinistra, la luce non si accende, accendiamo quello di destra, entrambi accesi, si deve accendere, è una AND. Mentre se rimane acceso solo quello sinistro, per esempio, come vedete è spento, se invece rimane acceso solo quello destro, allo stesso modo è spento, se li accendiamo tutte e due la luce si accende, è una AND, ok? Abbiamo capito. Qua ve ne mostro subito un'altra, non vi faccio vedere come si costruisce perché non è che mi piace particolarmente, però è un'altra AND, come vedete funziona uguale, se vi piace questa potete usarla. Però ve ne faccio vedere anche un'altra, anche questa senza costruirla perché veramente si capisce subito, come vedete è molto simile a quella di prima, un po' più carina secondo me. Abbiamo il primo input che va dentro questo repeater, il secondo input che va nel pistone, ovviamente uno da solo non basta, se li mettiamo entrambi la luce si accende, anche questa è una AND.
Va bene, ma la AND abbiamo detto che non ci serve per il circuito, quindi andiamo a vedere una NAND, che è quella che andremo a utilizzare noi. Vedete, mettiamo questi 6 blocchetti in questo modo, mettiamo due torce, una sotto e una sopra, mettiamo l'output che sarà fuori di qua, quindi questa è la nostra luce di output, per capirci. L'input invece, uno entra da questa parte, da sopra. Per evitare un ritorno di segnale però, è meglio se qua distruggiamo questo e mettiamo un repeater che diciamo tronca il segnale e non lo fa passare dall'altra parte, quindi solo in una direzione può andare. Mettiamo quindi la nostra leva di input. Questo è il secondo input che entra nella torcia di sotto, quindi possiamo mettere un'altra leva per capirci, e questa è la nostra porta NAND funzionante. Vogliamo provarla? La porta NAND fa spegnere la luce solo quando entrambe le leve sono accese. Accendiamo entrambe le leve, la luce si spegne. Questa è la nostra NAND che ci serviva ed è quella che andremo a utilizzare nel progetto. Però ve ne voglio far vedere comunque un'altra, perché magari voi siete più comodi con questa, che è forse più semplice da fare, da ricordarsi, ed è così. Praticamente molto simile a quella AND che abbiamo fatto all'inizio. Comunque prendete come riferimento questa qua, come vedete, mettiamo i due input qui e abbiamo belle che è finito. E niente, questa funziona uguale all'altra. È più ingombrante forse, sì, secondo me è un po' più ingombrante, però è più semplice da ricordare. Allora, queste sono tutte le porte logiche che abbiamo visto, di fatto quelle sopra sono delle AND, quelle sotto delle NAND, ma passiamo ora al progetto. Eccoci tornati al nostro passaggio segreto con password, e dall'ultimo leggio dobbiamo contare 7 blocchetti, vedete, e dopodiché possiamo fare la parete. Questo è come l'ho implementato io per mettere la leva, quella che farà attivare la trappola o il passaggio segreto. Bene, qua sotto noi metteremo i pistoni, anzi ho già messo questi blocchi colorati per farvi capire dove andranno effettivamente i pistoni, quindi da qua dentro praticamente dobbiamo distruggere a questo livello del pavimento questi blocchetti, da tutte e due le parti, perché ovviamente è una cosa simmetrica. Questa è la porta a pistoni più semplice, In pratica adesso noi andiamo a distruggere questi blocchi che avevo messo per farvi capire, quindi qui andiamo a piazzare i pistoni. Ovviamente se noi andiamo a vedere da fuori deborderanno, però non importa, adesso noi ricopriamo con della sandstone o il materiale comunque che fa il vostro pavimento, e qui dobbiamo fare il buco. Dobbiamo fare il buco profondo quanto volete voi, insomma, poi tanto io ci metto la lava, ed ecco il risultato da fuori. Si vedono, ma poi tanto li copriamo. Ora, dal primo leggio a sinistra ci portiamo avanti proprio in questo punto qua e distruggiamo un blocchetto. Saltiamo un blocchetto e ne distruggiamo altri 3, e a questo punto con un pezzettino di redstone qua riempiamo il tutto fino a qui dove mettiamo un repeater. Ora, dove non abbiamo distrutto il blocco, saltiamo un blocchettino e poi mettiamo dei blocchi qualsiasi, uso il quarzo, 3 così e 3 sopra. Stiamo facendo la NAND, quindi mettiamo le due torce, mettiamo l'input che viene da sopra con della redstone, ci fermiamo qui. Mettiamo un'altra struttura uguale che un'altra NAND, ovvero l'altra NAND del circuito, la posizioniamo dalla parte opposta, ci fermiamo anche qui con la redstone, giriamo un attimo dietro e andiamo a distruggere 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocchetti in avanti, e a questo punto collego l'input della seconda NAND, che è questa qui di sinistra, e qui invece andiamo a fare una piccola modifica sull'uscita del segnale della password. Mettiamo una torcia così, in pratica stiamo invertendo il segnale perché vogliamo che la password sbagliata produca valore 0, e così è. Mentre dall'uscita della prima NAND, che è questa qua, andiamo a collegarci il nostro passaggio segreto. Ok? Abbiamo fatto questa modifica, funzionerà tutto. Ora torniamo alla prima NAND, quella di destra, e inseriamo il secondo input, questo qua, ok? Che arriva da questo repeater. A questo punto abbiamo i due input, come potete vedere, abbiamo i due input anche da questa parte, non appena colleghiamo così, in pratica l'output della prima NAND va nell'input della seconda NAND, e a questo punto diciamo che il circuito qua è completo. Dobbiamo però andare a completare il circuito dei pistoni, quindi dietro la nostra leva andiamo a fare un piccolo circuito redstone che andrà prima di tutto a inserirsi nella NAND. Non va direttamente ai pistoni ovviamente, perché deve essere valutato questo segnale, quindi portiamoci con anche eventualmente dei repeater a inserirci nell'input della NAND finale. Vedete? Siamo entrati là. A questo punto invece dall'output di questa NAND, che è proprio il nostro segnale vero valutato in uscita, dobbiamo fare questa scala a chiocciola per scendere di 2 sotto il livello diciamo del terreno.
Questo perché, come vedremo poi a livello a cui faremo il circuito dei pistoni, in particolare passiamo un attimo dai pistoni, quelli della lava, quindi questo è il livello dei nostri pistoni, noi sotto i pistoni, quindi qui, andiamo a fare un po' di spazio, in pratica otteniamo una cosa di questo tipo, ho semplicemente distrutto tutti i blocchetti qua sotto i pistoni per avere spazio di lavoro. Questo perché praticamente ora andiamo sotto la striscia di pistoni e mettiamo una striscia di blocchi. Anche a sinistra, in questo caso qui di fianco, mettiamo un'altra striscia, qui invece alla sua destra un'altra striscia, facciamo le cose in maniera simmetrica. E facciamo ancora un po' di spazio da questa parte, perché come vedete mi mancava dello spazio. E mettiamo poi, metto una torcia perché almeno si vede qualcosina in più, e a livello di questa striscia di blocchi dobbiamo fare una striscia di repeater che entra dentro il blocco collegato poi ai pistoni. Insomma, è una classica porta a pistoni di quelle proprio semplici, quindi non dovrebbe essere troppo complicato, sto semplicemente facendo i soliti circuiti per alimentare tutti i pistoni. Quindi anche qua dietro il repeater vado a mettere una striscia di redstone e poi collego il tutto, perché ovviamente la parte sinistra e la parte destra devono aprirsi contemporaneamente, e quindi possiamo tranquillamente a questo livello fare la giunzione della redstone, ok? Poi dopo sistemiamo eventualmente se dovesse servire. Allora, da questa parte ci dirigiamo verso la scala chiocciola, però ci pensiamo dopo. Nel frattempo mettiamo un repeater, per esempio qua, insomma, perché dobbiamo ovviamente riuscire ad alimentare tutti i pistoni allo stesso modo. Torniamo nella nostra scaletta chiocciola e, come vedete, a due livelli sotto il terreno, se distruggiamo dovremmo arrivare allo stesso livello del nostro circuito dei pistoni. Ora controlliamo che si accende tutto, sembrerebbe di sì, quindi sembra corretto. Lì i pistoni ovviamente si sono chiusi perché sono tutti attivi, ma adesso andiamo fuori così la proviamo e andiamo subito, diciamo, a provare il meccanismo. Allora, accendendo, ok, qua c'è un problemino, questo perché probabilmente questa redstone va ad alimentarlo, il pistone, ed è sbagliato. La spostiamo di qui, ok, ed è tutto perfetto. Andiamo a fare la prova. Allora, la password è su 151515, vediamo, ok, la correggo, ora abbiamo la password corretta, quindi se io apro dovrebbe funzionare. E invece abbiamo avuto questo glitch strano. Allora, questo è dovuto a delle latenze che si introducono con i repeater, ma tranquilli perché sistemiamo subito questo brutto glitch. Praticamente dobbiamo andare nella scala chiocciola e dove abbiamo messo il repeater qui ce ne vuole uno anche a monte, quindi diciamo qui davanti a tutto, con un delay impostato così, sul penultimo. Questo repeater qua può darsi che non ci serva più, no, forse sì, ci serve. Ok, quindi lasciamolo. E però è importante aver aggiunto questo nuovo repeater. Torniamo al nostro meccanismo e stavolta vedrete che funziona. Infatti, premendo sulla leva, qui è tutto ok e la nostra porta si è aperta tranquillamente. Bene ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, questa volta abbiamo imparato un bel po' di cose, spero quindi che vi siano d'aiuto anche un po' tutta la teoria che c'è dietro, se siete riusciti a capirla, perché effettivamente non è roba semplice. Io vi saluto e ci vediamo con un prossimo video, ciao!